Wow, che bello, non vedo l'ora di tornarci quando verrà abbandonato. L'aeroporto di Eindhoven è ancora più piccolo di quello di Bergamo. Comunque stiamo aspettando il bus 400 che con circa 2 euro ci porterà a Eindhoven City e da lì prenderemo il treno per andare ad Amsterdam. Siamo appena arrivati alla stazione centrale di Amsterdam e sul nostro treno c'è qualcuno che ha sbrattato. Ero lì che lavoravo, a un certo punto sentiamo spiac. Super positiva, mi sta piacendo un botto quel poco di città che abbiamo visto, perché ci sono un sacco di particolari da filmare e sto tutto il tempo con la telecamera in mano. Comunque non sappiamo dove stiamo andando, perché prima pensavamo di andare a appoggiare le cose in ostello e poi farci un giro, però alla fine viaggiamo talmente leggeri che possiamo tranquillamente camminare. Calcolate, io ho la borsa con tutti i miei vestiti appesa allo zaino. Pensavamo fossero tipo le 7 di sera, in realtà sono le 9:20. Infatti io sentivo lo stomaco che brontolava. Non abbiamo ancora cenato, quindi direi di ficcarci in qualche ristorante. E comunque siamo a Piazza Dam. Sto impazzendo per l'allergia. Fortunatamente i miei fazzoletti di stoffa. Cioè ragazzi, guardate quanto è stretto questo canale. Ci passa il pelo. Aia. Quindi praticamente inizio estate c'è luce fino alle 10. Cioè per i video è il top questo posto. Oh, formaggio. Ok, forse abbiamo trovato posto a un ostello che sta a 650 metri da qui. È tutto prenotato ad Amsterdam, quindi speriamo di avere una stanza almeno lì. Che bello raga, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo una stanza per questa e le prossime due notti. Tra l'altro c'è anche il bagno, quindi nonostante sia un ostello abbiamo stanza privata con bagno in camera. Grazie Roberto per aver risolto il problema. Ok, c'è un kebabaro, problema cena risolto. 15 euro in due, direi che ci è andata bene. Tra l'altro questo fantastico kebabaro si trova a 40 metri dal nostro ostello, quindi adesso andiamo in stanza, ci buttiamo sul letto e noi ci vediamo domani mattina. Ah, buongiorno amici. Stiamo andando a vedere un posto molto speciale e la Julie è super contenta perché non aspettava altro. Ok, siamo appena entrati al museo di Van Gogh. Ci abbiamo messo pochissimo perché Julie ha fatto i biglietti mentre eravamo in Italia, ce li aveva sul telefono e adesso possiamo iniziare il giro. Credo proprio che non si possa riprendere, ma in qualche modo farò delle riprese a sgamo. Ok, spero che le clip siano venute decenti. Il museo mi è piaciuto molto, emozionante, decisamente bello. Una cosa che ho apprezzato tantissimo è il fatto che tu non sia costretto ad entrare nel negozio di souvenir prima di uscire. Ci passi, però non sei obbligato. Giulia l'ha svaligiato, ha comprato un po' di cose. Anch'io ero tentato, ma i prezzi erano abbastanza alti, soprattutto la roba da mangiare al bar. Stiamo morendo di fame perché non abbiamo neanche fatto colazione. Si è alzato un po' di vento e il tempo non è dei migliori. Ma che vada, se piove ci ficcheremo in un altro museo. Andiamo a cercare del cibo.
siamo fermati a prendere un hot dog da 3 euro, che non è male, secondo me è buono, perché il tipo ti tocca i soldi e poi ti prepara il panino senza lavarsi le mani. Probabilmente l'hot dog era fatto di zampe di gallina, però non è stata una cattiva idea, perché abbiamo speso pochissimo e mi ha già riempito. Quindi adesso andiamo camminando verso il centro, però prima passiamo dall'hotel a appoggiare le stampe che ha comprato Giulia. Ah, ma quindi qui c'è la famosa scritta I am Amsterdam. Devo assolutamente prendermi un paio di questi costumi tremendi. Al sole, però da là stanno arrivando dei nuvoloni neri belli cattivi. Comunque siamo davanti al Nemo, che è tipo quello lì dietro di me, il museo della scienza. Abbiamo deciso di farci condizionare dall'insegna e fermarci a prendere le patatine fritte più buone d'Olanda. Dovrebbe essere tipo il loro piatto tipico. Giulia le ha prese lisce, io ho voluto aggiungere questa roba che sembra il pucino del brasato di mia madre. In realtà c'era scritto peanut sauce, quindi boh, mi immagino qualcosa tipo burro di noccioline. Buono, sono tantissime comunque. Direi che come merenda ci sta, abbiamo speso 6,65 in due. E comunque il posto lo trovate facilmente, sta a 5 minuti a piedi dalla stazione centrale. È tutto bellissimo, però gli olandesi sulle ciclabili devono darsi una calmata, perché li vedo super agitati, un po' come Giulia quando esagera con gli zuccheri. Che bello, è arrivato il brutto tempo. È arrivato il momento di andare a vedere il museo con la mostra di Banksy e Salvador Dalì. L'ingresso costa 12,50 euro per gli adulti e bla bla bla. Ragazzi, mi è piaciuto il museo, ve lo consiglio. Adesso ha smesso di piovere, c'è un po' di vento, però direi che ci conviene fare una passeggiata fino alla prossima destinazione prima che ricominci a diluviare. Da quando siamo arrivati abbiamo mangiato soltanto cibo spazzatura, quindi perché dovremmo smettere? Tra l'altro mi avete consigliato in tantissimi di venire a mangiare in questo posto che si chiama Febo. Mi avete detto che è una bomba, è quello con le macchinette con i panini dentro, quindi direi che possiamo provarne uno. Grazie per avermi consigliato questo posto, perché i panini sono la fine del mondo. Il bacon è di una bontà allucinante. Guardate che bello che è. Giulia ha preso le patatine. Queste qua sono quelle piccole, costano 1,80 euro. Sono mega buone. Sono buonissime. Adesso ci incamminiamo verso il centro di nuovo. E comunque abbiamo deciso di non prendere i mezzi, ma di farcela sempre a piedi, così vediamo la città e risparmiamo anche. E le biciclette ci investono. Le biciclette ci investono in continuazione. Ed eccoci arrivati a Body Works. Giulia ha fatto i biglietti online, pagati 14 euro a testa. E comunque se il corpo umano vi impressiona, magari skippate questa parte di video. Sì, valeva la pena di venire a vedere questa mostra, molto interessante. Spero tanto che non vi abbiano fatto troppa impressione i corpi, ma alla fine, raga, cioè, siamo fatti così. Siamo fatti così, siamo proprio fatti così. A
abbiamo deciso di dar retta a Katie e Bubi e venire a vedere il posto più allergenico di tutta Amsterdam. L'ingresso costa 9 euro, però siamo al chiuso e al caldo, quindi se venite ad Amsterdam e piove potete farci un pensierino. Carino, ma 9 euro per l'ingresso sono decisamente troppi. Cioè, per farvi capire, il centro verde a Caravaggio è gratis e c'è anche Rocco il pappagallo. Siamo stati sorpresi da una bufera mentre facevamo la nostra passeggiata per il centro e quindi siamo dovuti scappare in hotel, altrimenti domani ci svegliamo con la broncopolmopeste. Buonanotte! E siamo arrivati al giorno della partenza. Il tempo è abbastanza brutto, nel senso che piove, tira vento, fa freddo, e quindi ci siamo rinchiusi dentro all'Hard Rock Café per mangiare un po' di cibo tipico. È il primo ristorante dove entriamo da quando siamo qui. Abbiamo sempre mangiato in giro, oggi stiamo un po' al caldo, anche perché tra poco dovremo prendere il treno per andare in dove. Il cibo era buonissimo, ma il locale... diciamo che tra tutti gli Hard Rock Café che ho visto, questo era quello più scarno. Ragazzi, io non avevo fame dopo il panino gigantesco che mi sono mangiato poco fa, però volevo comunque provare, almeno per voi, una delle cose più tipiche di Amsterdam, ovvero il panino con l'aringa, cipolle e cetrioli. Il profumo è abbastanza forte. Io sono abituato a mangiarla a colazione quando vado in Lapponia o comunque nei paesi nordici in generale. Dovrebbe essere proprio una specialità, e il posto dove siamo venuti a mangiarla è uno dei più quotati di tutta la città. Quindi mi aspettavo una cosa più forte e più difficile da mandar giù. In realtà è veramente buono. Il pane è quello degli hot dog. La ringa è stracremosa, buonissima, avvolgente. Poi vabbè, cipolle e cetriolini sono proprio il contorno perfetto. Mi piace un botto. Panino con la ringa più bibita, 5 euro precisi. Niente male, non ci pranzerei, però come spuntino ci sta. Adesso ci incamminiamo verso la stazione, che è esattamente lì, e andiamo a prendere il nostro treno per Eindhoven. E così finisce la nostra avventura ad Amsterdam. Spero tanto che il video sia stato di vostro gradimento. Se vi aspettavate di vederci alle prese col coffee shop, mi sa che avete capito male. Il titolo era un po' un clickbait all'incontrario. Comunque, ho grattato via l'Olanda dalla cartina e per questa cosa sono molto felice. Non so se tornerò ad Amsterdam, però mi è piaciuta parecchio come città. Adesso vi saluto, ci vediamo domenica alle 11 con una nuova avventura sul canale e basta. No, Julie, smettila di tatuarti, non troverai mai un lavoro.